carissimi concittadini, grazie a tutti voi per essere intervenuti a questo evento che io considero di un'importanza immaginabile per noi e per il Paese. Da un po' di tempo è stato creato un piccolo slogan, Ozegna, un paese da visitare. Ebbene, perché questo slogan non resti tale, abbiamo bisogno di far sì che ci sia un motivo valido per visitare il nostro paese. Siamo fortunati, abbiamo alcune feste della tradizione come la patronale, i Gavasun, poi abbiamo la Prologa che si occupa di creare eventi e di gestirli. Infine abbiamo l'associazione della Canapa che ha portato questa idea innovativa ad Ozegna e l'associazione Arte e Fantasia che crea manifestazioni prettamente musicali portando sul nostro territorio eventi e musicisti di caratura internazionale. Quando i Lions di Rivarolo e dell'Alto Canavese tramite l'amico Michele Nastro mi hanno offerto questa possibilità, vi garantisco che non mi pareva vero e mi sono illuminati gli occhi. Prima di arrivare al dunque, voglio ridere con voi di questo piccolo equivoco che si è creata appena divulgata la notizia dell'importante inaugurazione che si sarebbe tenuta oggi. Ozegna è un paese semplice, fatto di gente onesta e semplice, lavoratori e pensionati, gente che ha costruito le proprie solide basi sulle proprie spalle e con il sudore della propria fronte. Ebbene, queste persone, appena sapute che avremmo sistemato una Madonna in piazza, hanno dapprima risposto in maniera positiva, ma poi hanno cominciato a tentennare. Ma come? Si chiedevano. Un'altra Madonna. Abbiamo la Madonna del convento, la Madonna del bosco. Sorrido per la semplicità di alcuni anziani concittadini che hanno pensato che il loro sindaco si arrogasse il diritto di creare una nuova Madonna, la Madonna del Nespolo. Non è una Madonna che siede su un albero da frutto. Lo dico per quei, per fortuna, pochi concittadini che lo hanno pensato e che non conoscono il grande, anzi oserei dire l'immenso artista che è Ugo Nespolo, il pittore e creativo artista più famoso a livello mondiale che l'Italia abbia oggi. Ed è qui con noi a concederci l'onore ed il privilegio di esporre una sua opera in maniera stabile accanto alla nostra magnifica chiesa. Sappiate quindi che abbiamo l'immenso onore di ospitare nella nostra cittadina un pezzo di storia dell'arte che i nostri figli potranno vantare e ai quali potrete dire: il giorno che hanno fatto l'inaugurazione io c'ero. Un service voluto da Lions Alto Canavese ha portato un'opera di Ugo Nespolo qui ad Ozegna. Come è nato questo service? Diciamo che il Lions Club Alto Canavese è presente sul territorio ormai da più di 40 anni e realizza una serie di service sociali, culturali e anche religiosi. Quest'anno noi avevamo pensato di introdurre all'interno del programma annuale il recupero di alcuni affreschi sacri dedicati alla figura mariana. E successivamente, parlando con Gianfranco Schialvino, che è un amico, e con Ugo Nespolo, che è un grande artista internazionale, abbiamo pensato di realizzare un nuovo simbolo sacro e dedicato alla figura mariana. E di collocarlo dove? Beh, innanzitutto nel comune di Ozegna. Il comune di Ozegna perché è un comune che nel corso degli anni la devozione verso la figura mariana è stata molto forte, la presenza della Madonna è certificata da un miracolo avvenuto molti anni fa, dove fu data la parola, resa la parola a una persona, un ragazzo che non parlava, e quindi questo è un simbolo sacro che va a rafforzare la presenza della Madonna all'interno di questa comunità. Naturalmente questo progetto non è stato fatto da solo, ma è stato condiviso con l'amministrazione ozegnese presieduta da Sergio Bartoli, vice sindaco Rosella Bartoli e tutti i componenti dell'amministrazione, e voglio esprimere un ringraziamento per questa loro collaborazione, forte collaborazione a questa iniziativa, e poi il Lions Club Rivarolo Canavese, presieduto da Giuseppe Gariglio, che anche loro hanno aderito a questa cosa, ed è stato anche il primo service condiviso tra i due Lions Club all'interno, diciamo, di questa comunità, di questo territorio.